Possiamo cominciare assieme, ragazzi, questo scontro, e da questo scontro dipenderanno le sorti, probabilmente, del grande impero, dell'ex grande impero degli Arverni. Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati nel canale di Stilustrice e bentornati alla nostra avventura su ROM 2 Total War Emperor Edition. Siamo logicamente in compagnia dello spartano d'armata Ricky Magnus. Ciao Ricky. Ciao Strenus, ciao ragazzi. Ragazzi, riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Ricorderete certamente che sì, abbiamo quasi sconfitto gli Arverni, ma siamo in una situazione di dominio e di minaccia da parte dei ribelli Edui, e per contrastarli, ragazzi, abbiamo reclutato e ripristinato gli uccisori ciclopi, ma anche, attenzione, dei ribelli di Massalia. Dobbiamo lasciare i ragazzi questi ribelli un pochino campeggiare nei nostri territori, perché questo andrà a ripristinare il nostro ordine pubblico. Per contrastarli, però, per prepararci alla grande battaglia, possiamo reclutare due baliste greche, ragazzi. Le mettiamo subito in coda per essere reclutate, appunto. Attenzione, però, ragazzi, il nostro scopo è quello di attaccare il popolo degli Arverni, che si è sigillato e assolutamente arroccato nella bella città, anzi, ragazzi, come dicevo, nella cloaca massima, Nemososos. D'altro canto, più ad est, abbiamo un altro problema, e che si è andato via via potenziando, ragazzi. Sto parlando, avete sicuramente già capito, degli insubri, che fanno patti sotto banco, possiamo notare, coi nervi. Per prepararci alla battaglia mi avete consigliato di reclutare nuovi tiratori, ragazzi. Io direi che li accoderemo dal prossimo turno, dopo aver reclutato altri picchieri spartani ed altra cavalleria cittadina. A questo punto non possiamo perderci in chiacchiere, non possiamo fare praticamente nient'altro, ragazzi. Abbiamo 552 dracme d'oro, ma saliremo di 5.008. Il nostro progetto è tornare sì in patria, ma per farlo prima dobbiamo muovere i nostri agenti. Facciamo una bella carrellata assieme. Tucidide, ragazzi, sta andando al nord per dare una sistemata alle popolazioni proprio che ne hanno più bisogno. Massalia Bibracte in primis. E il Pidio invece, ragazzi, si trova al sud, reclutato a Cosenzia. Lo metteremo subito a lavorare fuori da queste campagne splendide. Eccolo qua. Passiamo adesso a Nike, ragazzi, la nostra spia suprema, che si trova nei pressi di Uburzis, capitale degli Insubri. La metteremo subito, ragazzi, a dispiegarsi il ramo di spie che raccolga per noi informazioni assolutamente necessarie. Vediamo subito che siamo all'Isistrata, perfetto, anch'essa può lavorare e lo sta già facendo. Molto bene, Ricky, attenzione, la nostra invece Berenice, la nostra bellissima, anzi anche meno, donna, si sta spostando verso Genova, ragazzi, sempre nell'ottica di andare a potenziare tutto il reparto sociale delle nostre popolazioni del nord. Siamo giunti infine ad Eufro, che fa quel che deve, proprio nelle vicinanze dei ribelli di Massalia. Ragazzi, la panoramica l'abbiamo fatta, è il momento di passare assieme il turno e di sperare in meglio per il nostro popolo. Ma noi siamo spartani e di speranza non ne abbiamo bisogno, ma solo di fatti. Passaggio tuo. Molto bene, ragazzi, attenzione, anzi molto bene, no, partiamo con morte di Nike, la nostra spia assolutamente vecchiarda, che si trovava, ragazzi, proprio nei pressi di Uburzis. Peccato per la nostra grandissima spia. Però intanto possiamo notare che un'altra famiglia cerca di adottare uno dei tuoi personaggi. Ragazzi, si tratta dell'ammiraglio Audax, come avete letto, e ha 28 di gravitas, praticamente nulla. Possiamo permettere questa adozione? 1400 dracme d'oro ci servono assolutamente. Logicamente si creerà un intrigo politico. Lisistrata nel frattempo, mentre Nike è morta, lei fa una buona livellata. Meglio per la nostra Lisistrata. Subito acquisisce notorietà, ragazzi, Anaxis, prosperità. Vediamo subito, attenzione, se dovessimo fare bene questa missione, più 10% la ricchezza derivante da tutte le risorse per il nostro grande popolo spartano. Continuiamo adesso con Ricky, ragazzi, a spulciare tutto il tab dei messaggi evento. Se c'è qualcosa di interessante lo vediamo assieme, se no procediamo con aggressività. Perfetto, ragazzi, a parte il fatto di aver costruito a Bibracte, eccoci qua, una nuova struttura, ovvero l'Amfiteatron, che ci darà più 5 all'ordine pubblico già da adesso. Però, ragazzi, ricordiamoci, abbiamo ancora i barbari e i ribelli alle porte. Non è successo nient'altro di particolarmente interessante, se non il fatto che abbiamo reclutato altre nostre unità. La cosa che invece mi interessa fare con voi è la nostra missione, attenzione. E nel frattempo possiamo notare che le famiglie reali hanno ancora il 50% di appunto influenza, ragazzi, molto molto importante, mentre invece le altre famiglie logicamente è il 46. Ma adesso analizziamo Anaxis, questo tizio barbuto e assolutamente trasandato. Attenzione, il gallo d'oro. Abbiamo saputo di uno schiavo gallico le cui capacità di orafo stanno diventando leggenda. Affrancalo, quindi, ragazzi, cercheremo di appoggiarlo. Il lavoro di un uomo libero da catene migliorerà e raggiungerà un prezzo più alto. A
acquistalo, un talento del genere dovrebbe essere sfruttato, i suoi padroni chiaramente non sanno apprezzarlo, non fare nulla. Ragazzi, io adesso mi confronto con Ricky, ma io ragazzi un gallo che sa lavorare l'oro lo voglio nel nostro pollaio, perdonate logicamente il gioco di parole, daremo una spuntatina al ragazzo ai capelli e tutto andrà benissimo. Ragazzi, mi sono confrontato con Ricky e affrancheremo adesso questo nostro amico, cerchiamo di fare leva sulla sua libertà, siamo o non siamo un popolo greco, quindi cerchiamo di liberarlo e speriamo che ci ripagherà con artefatti di maggiore qualità. Adesso però ragazzi è il momento di marciare, finalmente la spia che ci ha ostacolato per tanto tempo, Girolamo, ha lasciato la sua pressa su di noi e quindi possiamo procedere, un attacco in avanti verso Nemososos. Ragazzi, non dobbiamo dare tempo al nemico di riprendersi, mai, però io Ricky già recluterei, se sei d'accordo, per il prossimo turno, intanto abbiamo ingabbiato, non possono più uscire verso Bibracte, noterai, io Ricky prenderei già dei mercenari con noi, dei guerrieri galli, mercenari gallici in realtà, mercenari, e tre li portiamo a casa assolutamente. Perfetto. Molto bene, e li abbiamo assunti subito ragazzi, logicamente andremo a vedere che abbiamo appunto arruolato le nostre nuovissime unità galliche. Niente di meglio che usare un barbaro contro un altro barbaro, perfetto ragazzi, continuiamo adesso nella panoramica del nostro impero e ci ribecchiamo. Procediamo ragazzi con lo spostamento definitivo dei nostri agenti dove ce n'è più bisogno. Vediamo che il problema ristagna proprio nella provincia cisalpina, nella provincia e assolutamente logicamente nella provincia celtica, le ultime che abbiamo assoggettato al nostro grande impero. Quindi Ricky, se sei d'accordo, qui abbiamo un meno 46, più 20, più 20 finalmente, quindi si stanno riprendendo veramente tanto e i nostri agenti non stanno assolutamente effettuando alcun tipo di manovra, li sposterei uno assolutamente qui ragazzi, quindi verso la nostra bellissima Massalia, l'altro invece lo spostiamo verso Bibracte. Perfetto, poi Massalia possiamo già far lavorare con i suoi poteri. Anche l'altro agente, perfetto, anzi questo agente Ricky, benissimo. La nostra Bernice inizia subito col lavoro, logicamente ragazzi per ora l'effetto non si vedrà finché non abbiamo eliminato dalla faccia della terra i ribelli, mentre invece il nostro eroe è praticamente giunto a Bibracte. Non rimane ragazzi che dare un punto abilità alla nostra Lisistrata, lo facciamo velocemente. Ricorderete ragazzi certamente che abbiamo negli occhi anche Rimini, Rimini che è la patria dello Strenus e del Ricky Magnus, ma soprattutto è conquistata e tenuta da tempo immemorabile, lo vediamo qua, dagli Ardiei. Allora, attenzione ragazzi, io metterei disordine livello 3, che ci dà più 3 l'autorità, ma incita disordine meno 60 ragazzi per il turno, e quindi è perfetto assolutamente per l'ottica di conquista proprio della città di Rimini. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere, è il momento assolutamente di fare una valutazione delle nostre armate, soprattutto ragazzi, una volta mossi i fuochi di Efesto, dei nostri potentissimi, eccoli qua, soldati comandati da Gelo, il nostro generale delle montagne, delle Alpi. Adesso seguirò quindi il vostro consiglio che ho detto precedentemente, ovvero reclutare dei tiratori. In tanti mi avete consigliato i peltasti perieci, ragazzi, che sono un ibrido tra tiratori e buona fanteria, quindi metteremo a reclutare una propria di queste unità, ragazzi, e anche degli arcieri, Ricky. E a questo punto siamo assolutamente pronti, io direi, Ricky, al limite recluteremo altri mercenari sul cammino, perché ormai il tempo di piegare Ubur è arrivato, non possiamo più tergiversare ragazzi, se non blindiamo il nord passare poi alla Grecia sarà assolutamente impossibile. Dunque ragazzi, siamo giunti finalmente agli uccisori ciclopi, che era l'esercito del grande Poliperconte. Mettiamo a reclutare nella città di Bibracte, possiamo fare ragazzi, vedete, solamente baliste greche, io ne farei 3, sembra un po' esagerato ragazzi, ma almeno avremo un punto difensivo oltre agli spartani reali, mentre logicamente andremo adesso a riparare anche altre strutture, se non a Bibracte in altre zone, ma le vediamo adesso assieme. Come stavo dicendo ragazzi, proprio per andare a evitare problemi futuri nel reclutamento, andiamo subito a mettere non il campo degli schermagliatori ma la caserma di Opliti, picchieri spartani e cavalleria tarantina sbloccati e soprattutto altre unità formidabili. Ragazzi, faccio un piccolo excursus, quindi una piccola divagazione, vi dico subito che uno di voi mi ha consigliato una mod per questo gioco che aggiunge altre unità e sto valutando la possibilità di aggiungerla ragazzi, è una mod particolare che permette di sbloccare nuove unità spartane veramente molto molto belle, quindi scrivete qua sotto se volete che la provi, ma fidatevi che vi mostrerò le sue potenzialità. Non perdiamoci però, non divaghiamo, è il momento assolutamente di procedere nella costruzione di altri edifici. Eccoci ragazzi nella nostra amata Sparta, gli ultimi 1934 dracme d'oro le andremo a spendere anche qui per la caserma degli Opliti. Ragazzi, non possiamo permetterci che Sparta non abbia i picchieri spartani, sempre nell'ottica, attenzione, di una possibile invasione di Cnossus
Nessus. Adesso basta, altro turno passato assieme, stiamo andando veloci ragazzi, perché qui vogliamo vedere cose serie e vogliamo amministrare al meglio il nostro grande impero. Intanto vi faccio vedere che Massalia, come abbiamo progettato negli scorsi gameplay, sta per ultimare le prime strutture e presto questo 82 dracme d'oro diventerà molto più produttivo. Passaggio turno assieme, se c'è qualcosa da vedere lo vedremo, se no pace bene come sempre. Dunque ragazzi, attenzione, cambia Massalia sotto i vostri occhi, finalmente da Barbara è diventata, non d'Urso logicamente, scusate la battuta di poco conto, è diventata greca, una greca Massalia. Guardate che bella, splendente Massalia di marmo, e passiamo subito a 238 dracme d'oro. Attenzione, Lisistrata intanto è stata scoperta ragazzi, attenzione, mentre invece Smeria non lascia in pace il nostro Girolamo che non riesce ad avanzare. Elpidio ha già livellato, Eufro ha livellato il Gallo d'Oro, ragazzi l'abbiamo fatta bene, un 5 arrichi, attenzione bello sonoro, perché abbiamo fatto benissimo la nostra missione ragazzi. Ricorderete il Gallo d'Oro, gli abbiamo permesso di essere libero, le abilità dello schiavo erano ineguagliabili, la sua fucina attirava compratori da tutto il mondo, 5000 dracme d'oro ragazzi, ci servivano come il pane. Adesso continuiamo a dare un'occhiata al tab dei messaggi evento e poi procediamo. Dunque ragazzi, vi faccio vedere un po' il rapporto di costruzione per tenervi aggiornati, siete spartani pro nell'anima. A Octodurus abbiamo finito il livello 2 di miniera trincerata, clerurchia ellenica a Massalia, bacino di carnaggio a Massalia, caserma di opliti a Massalia e sempre Odeon a Massalia, si è vista proprio una grande e bellissima. Diamo un'occhiata assieme. Ristrutturazione di questa fantastica città portuale ragazzi, deve diventare veramente un diamante nel nostro bellissimo mare. Il fatto ragazzi che Massalia si sia espansa ci dà finalmente la possibilità di reclutare non solo baliste ma anche finalmente un grande esercito. Ragazzi ricordiamoci che stiamo per fronteggiare i ribelli di Massalia che sono cresciuti in numero e sono stati attaccati dai difensori delle colline, attenzione non sono gli Arverni ma in questo caso sempre barbari, i Volci, a cui dichiareremo guerra in favore di Cartagine. Ma non perdiamoci in chiacchiere, mettiamo subito a reclutare altri prodi soldati. Essendo il nemico formato quasi interamente, anzi quello che possiamo vedere da cavalleria ragazzi, i nostri picchieri devono esserci, quindi andiamo a reclutare picchieri spartani e non perieci, come se non ci fosse un domani. Anzi io farei ragazzi 3 unità di picchieri e una sempre di opliti spartani. Adesso però è il momento ragazzi di smettere di tergiversare, di serrare nuovamente le lance assieme, di marciare contro Nemososos. Girolamo, un grande uomo, sta per assediare l'ultima capitale degli Arverni e oggi qui noi combattiamo ragazzi, oggi qui noi sferreremo un attacco letale e lo faremo insieme. Battaglia di Nemososos, 140 a.C., il nemico esce a combattere in campo aperto. Ragazzi, avrete notato che è solo la guarnigione, perché quei pazzi probabilmente hanno cercato di espandersi, lasciando all'ultimo secondo con l'esercito principale, i difensori delle colline, proprio il campo di battaglia. Quindi ragazzi, li affronteremo e li spazzeremo via istantaneamente sul campo adesso. Eccoci ragazzi nella piana di Nemososos, l'ultimo baluardo del popolo degli Arverni. Ci troviamo assieme ai lupi, belve fameliche. Ma ragazzi, io qui su questa landa non temerei quelle povere fiere, ma temerei noi, i nostri bellissimi scudi spartani, le nostre lance spartane, tutte rivolte verso il nemico degli Arverni. Ragazzi, io vi dirò semplicemente una cosa, prendetevi ciò che è vostro di diritto. Il nemico si trova là, in mezzo a quegli alberi, a quella radura. Iniziamo la battaglia. Possiamo cominciare assieme ragazzi questo scontro e da questo scontro dipenderanno le sorti probabilmente del grande impero, dell'ex grande impero degli Arverni. Intanto ragazzi che parliamo e che facciamo questa panoramica, incominciamo a spostare le file, soprattutto dei nostri tiratori, arcieri loti e logicamente mercenari, tiratori in primis nella parte avanti, nella parte più avanzata del nostro grande e bellissimo esercito. Possiamo notare ragazzi com'è la vostra corsa fiera, mentre i vessilli del nemico cominciano a spuntare nella penombra in questa giornata uggiosa, in questa giornata assolutamente nebbiosa. Il nemico si nasconde nella foresta ragazzi, in questo piccolo spiazzo, cerca assolutamente di fare quello che ha sempre fatto, il maledetto barbaro invasore. Attenzione però, perché intanto le nostre prodi file di picchieri hanno dato l'ordine, hanno ricevuto l'ordine ragazzi di schierarsi in muro di picche. Allo stesso modo andremo a disporre i nostri fantastici opliti spartani e così per ultimo andremo a mettere il nostro grande generale nell'ultimissima fila. Ragazzi, c'è un problema di base che avrete sicuramente notato già e che sto notando ora con Ricky: il fatto che il nemico non si muove, sta facendo dei piccoli aggiustamenti sulla sua formazione e soprattutto mi sembra di non notare tutta quanta la sua armata.
Questo, ragazzi, è un dato di fatto. Perché abbiamo attaccato noi la città? Loro si sono difesi uscendo, cercando di affrontarci in campo aperto. Però attenzione, ragazzi, il nemico non si muove. Eccoli qua i nemici. Non si muovono perché dicono: Strenus, tu e i tuoi spartani ci avete attaccato, ma venite a prenderci qui, nella boscaglia, dove siamo noi, numeri uno. Ebbene, vi verremo a prendere. Andiamo subito ad attaccare con i nostri mercenari, quindi con la nostra carne, tra virgolette, da macello. È brutto dirlo, ragazzi, però questa è gente che noi paghiamo sempre barbara e la scagliamo nelle prime file. In questo modo, ragazzi, potremo anche notare e vedere se ci sono altre armate nascoste. Mentre uno a uno vado a selezionare i nostri grandi picchieri, faremo forse, ragazzi, anzi, faremo un gruppo di essi in modo tale da riuscire a coprire una zona nel migliore dei modi. Attenzione, ragazzi, diamo l'ordine di comando in questo istante e possiamo notare che la copertura della foresta dove si annidano tutti i barbari è assolutamente disposta. A questo punto però dobbiamo trovare una posizione corretta per i nostri tiratori, un angolo di tiro perfetto lo avremo sulla loro destra, mentre invece la cavalleria, ragazzi, sono tutti tiratori anche questi, cavalleria tarantina in primis, la spostiamo dall'angolo al nostro angolo sinistro. Attenzione però, possiamo notare già la marcia dei nostri grandi mercenari, dei nostri barbari pagati oro. Questa gente, ragazzi, muore per Sparta, pur parlando barbaro. Quindi attenzione, onore e gloria a tutti voi. Un grande scontro, ma ripeto, dobbiamo stare molto molto attenti. I barbari incominciano a muoversi nella penombra. Ancora alcuni di questi, ragazzi, spariscono, si nascondono benissimo perché sono abituati, crescono nella foresta, sono assolutamente maledetti per questo. Attenzione, vogliono stare nascosti, andiamo a stanarli, nessun problema. Intanto però i barbari cominciano una gragnola assolutamente di dardi sui nostri uomini, sui nostri mercenari. È il momento, ragazzi, di far attaccare anche la cavalleria. Schieriamola tutta quanta, anzi, ragazzi, io andrei a prenderne una e cercherei di differenziare un po' gli obiettivi. Perfetto, ragazzi, cercheremo di mantenere anche noi sotto il fuoco diretto i maledetti. Membri delle tribù dei Celti non sono scarsi, ragazzi. Attenzione, dobbiamo stare molto molto attenti perché ecco qui caricano il tiro. Attenzione, ragazzi, la nostra cavalleria subisce un grosso colpo da questo, appunto, da questo scontro, da questa schermaglia. Ma non dobbiamo cedere, non sarà facile vincere questa partita. Possiamo notare dall'indicatore giallo che per quanto sia solo una guarnigione ci danno un pareggio e quindi io vi chiedo il massimo da questa battaglia, il massimo da ognuno di voi. Ed ecco che incominciamo a schierare tutti i nostri prodi picchieri sopra un determinato obiettivo, mentre facciamo avanzare logicamente i nostri tiratori sul fianco e cerchiamo anzi di metterli subito e schierarli subito nel migliore dei modi. Ragazzi, possiamo notare che abbiamo i guerrieri celti che fanno capo alla guarnigione e cerchiamo subito di tartassare gli stessi con tutte le unità che abbiamo. Non dobbiamo dare tregua al nemico mai. Ed è per questo che stiamo muovendo in questo istante la cavalleria e cercheremo di spalleggiare e affiancare i loro tiratori, cercare di tenerli sempre sotto il fuoco, ragazzi, anche con la nostra prode cavalleria da tiro, come stavo appunto dicendo. Però, ragazzi, notiamo anche che non ci lasciano il tiro libero e cercano subito di attaccare la cavalleria stessa con i loro tiratori. Attenzione però, intanto cerchiamo di ridimensionare e ripristinare tutta la nostra fanteria, perché, ragazzi, come vedete, il nemico sta giocando di schermaglia. Siamo abituati a questo tipo di gioco da parte degli arverni, hanno sempre agito in questo modo, ma già vedo uno stendardo dei nemici, anzi due, che si stanno ritirando. Benissimo, è il momento del cut and down, è il momento di pushare mentre le seconde file dei tiratori fanno man bassa. Assolutamente, ragazzi, questa è una grande battaglia, l'indicatore ci dà sempre più avvantaggiati. È il momento però che tirate giù le picche, ed è quello che state facendo in questo istante, ed è quello che io vi sto chiedendo. Perfetto, ragazzi, esattamente questa sinergia tra tutti quanti noi che fa la differenza sul campo, essere uniti fino in fondo, mentre do ordine alla cavalleria di attaccare assolutamente sul fianco questi pazzi lancieri. L'ultimo tiro per tutti voi, cercano lo stesso di resistere, però ragazzi dobbiamo disimpegnare la cavalleria perché attaccare i lancieri non è mossa assolutamente saggia. Intanto però dobbiamo occuparci di tutti questi altri tiratori, non dei tiratori avversari che stanno cercando la fuga, ma ormai sono arrivati al limite del campo percorribile dalla battaglia. Sono maledetti codardi e noi coi codardi non ragioniamo, vogliono scappare, andiamoli a prendere tutti, ragazzi. Andremo quindi a selezionare la nostra cavalleria, cerchiamo di finire gli ultimi lancieri, ragazzi, anzi io direi proprio di fare quello che abbiamo detto prima, ovvero attaccare i tiratori. Assolutamente una mossa migliore e più intelligente in questo caso. Lasciamo stare i lancieri al loro destino, anzi contro i lancieri manderemo proprio la fanteria. In questo modo
modo, vediamo se fanno la voce grossa. Benissimo ragazzi, nel frattempo ormai abbiamo chiuso il nemico da tutte le parti. Non rimangono che quei poveri lancieri e assolutamente i tiratori, ormai chiusi ai limiti. Certo, non si arrendono, dicono: Strenus, ci hai messo all'angolo e i tuoi uomini sono più forti. Ma ragazzi, a me non basta questo, io voglio portare a casa la vittoria. Intanto possiamo notare come la pugna sia assolutamente aggressiva. Notate come combattono anche i mercenari sotto Sparta, un attacco aggressivo. Ed ecco lo Xiphos nel collo da parte del barbaro contro il fratello barbaro. Una grande vittoria per noi anche in questo caso, ragazzi. Possiamo continuare la pugna e fare in modo che nessuno lasci il campo di battaglia senza il nostro permesso. Perfetto ragazzi, è stata una battaglia confusionaria, i nemici si sono nascosti fino all'ultimo, ma i vermi sono stati assolutamente debellati. La vittoria è nostra, 1000 uomini schierati, 320 persi contro i 600 su 800 dei nemici. Grande vittoria spartana. È il momento ragazzi di conficcare anche questa volta lo Xiphos nella gola dell'avversario. Nemososos in fiamme, vittoria assolutamente nostra. E come potete notare ragazzi, possiamo soggiogare il popolo degli Arverni come schiavo o cancellarlo dalla faccia della terra. Consultazione veloce con Ricky ragazzi, quasi istantanea, e decideremo le sorti di questo ex glorioso popolo. Mentre per gli insubri ragazzi potremmo anche soggiogarli, non c'è via di scampo per chi ha insultato tanto il popolo spartano. È il momento di cancellarli dalla faccia della terra. Io direi proprio di razziare l'insediamento ragazzi, poi chiaramente spenderemo tanto, ma uccideremo tutti gli Arverni. Abbasso la loro memoria, damnatio memoria. Ecco la grande nostra razzia, e ricordatevi, mi ero anche quasi scordato, del fervore militare, ovvero la nostra missione. Ricordiamoci però anche ragazzi che così come abbiamo conquistato l'ultimo baluardo, guardate che bello, il nostro impero spartano che si amplia ulteriormente, questa bellissima regione dell'Aquitania, della provincia dell'Aquitania, ricordiamoci ragazzi, come stavo dicendo, che i difensori delle colline non sono morti, sono scappati dalla città quasi come codardi, anzi io direi proprio cani codardi, e probabilmente cercheranno in tutti i modi di tornare indietro e provare il tutto per tutto. Li attenderemo qui col grande Girolamo. Non rimane adesso che amministrare le ultime cose del nostro impero per poi salutarci. Una grandissima battaglia ancora ragazzi. Dunque ragazzi, dato che Nemososos ha una tradizione assolutamente barbara alle spalle, dobbiamo certamente andare a convertire il loro villaggio barbaro fatto di capanne con un bellissimo comai ellenico. D'altro canto dovremo assolutamente avere in questa regione, finché non la conquisteremo tutta, cosa che faremo in futuro, ma prima abbiamo altre priorità, dobbiamo assolutamente smantellare la zona per costruire poi un tempio che non sia pagano. Altresì possiamo assolutamente mettere il reclutamento richiesto, se sei d'accordo, anche le caserme degli Olosideros. Perfetto. In questo modo potremo anche ragazzi usare Nemososos in futuro come punto da cui partire all'attacco. Intanto i miei occhi sorridono veramente nel vedere i difensori delle colline ridotti in miseria. Non ci rimane ragazzi che investire le ultime dracme rimanenti in qualcosa di esorbitante, in qualcosa di potente, sempre per il nostro bellissimo popolo. Abbiamo dunque piegato la città di Nemososos, non rimane che selezionare il nostro gelo ragazzi, e dobbiamo partire alla volta di Oburzis. Quindi andiamo subito a cliccare su di e cerchiamo di scatenare assolutamente l'inferno. Siamo incuneati in questa bellissima zona, nella Germania Magna. Neanche i romani si erano spinti così in alto. Noi spartani lo faremo senza dubbio alcuno. Perfetto ragazzi, quindi anche questa cosa è stata fatta. Come dicevamo, recluteremo mercenari se ce ne sarà bisogno. Per ora i nostri confini sono tutti quanti liberi, non scordiamoci di Platone. Io ragazzi manterrei questi ultimi soldi per gli eserciti e per vedere come si evolve un po' la situazione. Mentre, attenzione, ci dedichiamo al reparto politico. Era tanto che non lo vediamo assieme, ragazzi. E direi di incominciare a promuovere i nostri grandi generali. Quindi generali delle famiglie spartani. Assicuriamo una promozione a Girolamo, che ha appena conquistato Nemososos. Assolutamente ragazzi, la merita in toto, benissimo. Quindi andremo ad aumentare anche la pressione fiscale, nulla di meglio, perfetto. Andiamo poi a stimolare il nostro gelo che è partito per Oburzis, anch'esso una buona promozione. E anche il nostro grandissimo gelo è stato promosso ragazzi, tutti promossi assolutamente. Direi che Ricky, se sei d'accordo, di assicurare una nuova promozione ancora a Girolamo, in modo tale da aumentare ancora di più la sua gravitas. Possiamo fare la stessa cosa anche per Zelo se possibile. Va bene.
No, abbiamo raggiunto, ragazzi, il massimo di promozione per quanto concerne Girolamo Gelo, Endimio e abbiamo ancora Crisippo e Platone che possono essere promossi. Io direi di puntare sul nostro grande Crisippo che ben si è comportato contro i barbari e si trova anche in una zona particolarmente intensa, cioè Massalia. Ragazzi, abbiamo ancora 5200 dracme d'oro con noi che io manterrei ricchi per evitare e per riuscire poi a giostrarci meglio in nuove costruzioni. A questo punto, ragazzi, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, abbiamo costruito dove era possibile farlo e abbiamo assolutamente spedito il nostro gelo in avanti scoperta verso la capitale degli Insubri. Come avete visto, abbiamo piegato definitivamente i barbari, manca semplicemente da affrontarli sul campo l'ultima volta, probabilmente alla disperata, alla cieca per loro, e soprattutto spazzare via questi maledetti ribelli di Massalia. Una volta blindato il nord, come dicevo a inizio gameplay, potremo tornare in patria. Grandi veterani spartani, è stato un onore nonché un piacere combattere ancora assieme a voi e assieme al Proderichi Magnus, che saluto. Ciao Ricky. Ciao Trenos, ciao ragazzi. E noi ci ribecchiamo prestissimo con tutte le novità che vi ho annunciato su questo bellissimo game e logicamente anche con tutte le altre avventure. Ragazzi, se la nostra serie su ROM 2 Total War Emperor Edition con gli Spartani vi piace, ricordate di lasciarne uno qui sotto, commentate e condividete con amici parenti serpenti del giardino. Noi ci ribecchiamo prestissimo, spero nei vostri commenti, ma intanto Nemososso si è piegata e il nostro consiglio spartano è fiero di noi, così come io sono fiero di voi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!